Buonasera e bentornati, secondo segmento di Future Arena, di questa giornata, ricca giornata, seconda del Festival del Futuro. Questa mattina durante la live demo abbiamo parlato di sostenibilità incontrando 5 startup, adesso diamo seguito appunto al ricco programma che ci porterà appunto fino allo Startup Spritz che si potranno godere naturalmente soltanto chi è in presenza qui a Verona Fiere. La prima ospite di questa Innovation Story è Martina Capriotti, che invito a salire sul palco, è founder di Mirta, una realtà molto interessante che appunto ci faremo raccontare. Benvenuta Martina, grazie. Prego, accomodiamoci. E appunto, siccome sono 2 giorni che stiamo incontrando startup, stiamo parlando con founder, imprenditori, e intanto presentiamo Mirta. Da fuori sembra un e-commerce, che cos'è in realtà? È qualcosa di più? Sì, diciamo, Mirta è un progetto che nasce dall'esperienza che il mio co-founder abbiamo fatto all'estero, io in Asia, lui negli Stati Uniti, e che ci hanno permesso di vedere l'Italia come viene vista dall'estero, e quindi con tutti quei tesori di cui spesso noi che viviamo qui ci dimentichiamo. Mirta vuole quindi essere una vetrina per i prodotti e per le storie dei piccoli artigiani del Made in Italy per portarle nel mondo. Quindi diciamo è più di un e-commerce, perché non ci limitiamo a vendere questi prodotti, ma vogliamo raccontare le storie che aggiungono molto più valore al prodotto. Quando è che siete nati? Noi siamo nati nel 2019, okay. Tornati appunto dall'estero, abbiamo lasciato i nostri lavori in consulenza strategica e abbiamo deciso di lanciarci in questa avventura imprenditoriale. E non sapevate naturalmente che da lì a pochi mesi sarebbe successo un qualcosa che ha rivoluzionato, sconvolto il tutto, però sappiamo anche che l'e-commerce è forse uno dei trend che è stato più accelerato durante la pandemia. Assolutamente, diciamo, noi avevamo lanciato da pochissimi mesi e stavamo cominciando a crescere quando è arrivato il lockdown, che ovviamente non lo nascondiamo, ha cambiato un po' tutti i nostri piani, perché di fatto ci siamo trovati con aziende produttive chiuse che di fatto erano un po' il cuore del nostro progetto e ci siamo dovuti reinventare, abbiamo dovuto inventare la formula del pre-order per riuscire a prendere ordini in modo che gli artigiani quando riaprivano le attività si trovassero degli ordini già da lavorare. Ci siamo fatti mandare tutti i prodotti che avevano nelle botteghe per ordini cancellati e li abbiamo venduti online. Quindi diciamo, sicuramente è stato un acceleratore per il mondo e-commerce, perché di fatto tutte le attività fisiche erano chiuse, ma è servito tanto anche per cambiare la mentalità e far vedere tutte le potenzialità del mondo online. Non nascondo che quando siamo nati nel 2019 c'era tanto scetticismo nei confronti dell'online da parte degli artigiani, dovevamo veramente andare a bussare alle loro porte e spiegargli quali fossero i benefici che gli volevamo portare per convincerli a sposare il nostro progetto. La pandemia ha cambiato un po' tutto questo. Parleremo infatti tra poco di mentalità. Mi puoi fare proprio un esempio pratico? Io sono un artigiano che lavoro magari da 10-15 anni con un metodo che non contempla molto l'online, magari ho un profilo Instagram che curo pochissimo. Mi rivolgo a Mirta per fare cosa? Cosa potete fare voi per me? Mirta si pone come un abilitatore per queste aziende. Noi diciamo, in qualche modo dividiamo i nostri compiti. Diciamo, l'artigiano lasciamo fare quello che sa fare meglio e che fa da tantissimi anni, il prodotto. Quindi noi non entriamo nella parte di product development, ma di fatto aggiungiamo valore su tutte quelle attività che ad oggi sono una barriera all'ingresso per l'artigiano al mondo dell'e-commerce. Quindi curiamo tutta la parte di operation e logistica, la parte di digital marketing, che include anche trovare modi per raccontare queste storie online, la parte di customer care. Quindi di fatto curiamo tutta quella parte di commercializzazione che ad oggi per l'artigiano è difficile da fare online. Hai parlato appunto prima di mentalità e forse questo è lo scoglio più difficile, perché possiamo avere tutte le tecnologie del mondo, possiamo avere piattaforme che ci permettono di raggiungere tantissimi clienti anche all'estero, però se la mentalità è quella legata al vecchio mondo, le cose sono difficili. Come avete trovato, diciamo, l'ecosistema degli artigiani? È preparato? Che profilo è quello che profilo di imprenditore è quello che si rivolge a Mirta? Sicuramente, appunto, come dicevo prima, questi 2 anni di pandemia hanno cambiato tanto anche nella mentalità dell'imprenditore tipo. Sicuramente chi si rivolge a Mirta è chi capisce che c'è un'opportunità molto più grande che l'e-commerce può offrire, che porta sicuramente dei cambiamenti in quel modo di lavorare che appunto magari è lo stesso da tantissimi anni e che era pensato per un mondo offline,
ma sul quale bisogna al più presto, diciamo, fare catch up per riuscire a restare competitivi sui mercati internazionali, perché la verità è che il mondo fuori corre velocissimo, la competizione diventa sempre maggiore e serve questo cambio di mentalità, ma anche di apertura al nuovo, perché il nuovo porta poi tante opportunità. Però vediamo che in realtà sempre più gli artigiani lo capiscono e ci chiedono aiuto, tant'è che se all'inizio eravamo noi a bussare alle loro porte, adesso la maggior parte delle richieste ci arrivano autonomamente. Artigiani di che tipo, soprattutto nel mondo fashion? Sì, noi diciamo siamo abbastanza verticali sul mondo fashion, siamo partiti sul mondo della pelletteria, quindi principalmente borse e piccola pelletteria, ci sono tantissimi distretti in Toscana ad esempio, e poi siamo passati ad altre categorie di prodotto, quindi oggi copriamo anche il cashmere, le scarpe, il tessile per la casa e tante altre sono in pipeline. E avete soprattutto clienti in Italia oppure all'estero? Come siete bilanciati? No, in realtà noi nasciamo per portare il bello dell'Italia all'estero, quindi ad oggi facciamo 100% export. Il mercato principale sono gli Stati Uniti, che fa circa il 65% dei nostri volumi e che è un mercato abbastanza maturo da capire il valore di un prodotto artigianale fatto in Italia, per cui troviamo veramente un terreno fertile. C'è poi un'altra parte di mercato in Asia, principalmente tra Hong Kong, Taiwan e Singapore, e un'altra parte residuale in Nord Europa. Parlando di mentalità, uno dei luoghi comuni che si sente che forse un pochettino bisognerebbe sradicare è che pensiamo al Made in Italy come un qualcosa di dato per scontato, no? Noi siamo eccellenti, noi siamo il paese più bello del mondo, la moda nostra fa scuola in tutto il mondo, però non pensi che forse questo sia stato anche un po' un freno per cui magari abbiamo pensato che non c'era più bisogno di innovare, non c'era più bisogno di guardare a nuovi modelli, a nuovi paradigmi, perché tanto noi siamo l'Italia, il Made in Italy piace a tutti. Devo ammettere che un pochino questo secondo me è stato un freno, nel senso che abbiamo un patrimonio inestimabile e ne siamo consapevoli. Probabilmente dobbiamo imparare effettivamente come prendercene cura, perché prendercene cura vuol dire anche saperlo innovare e renderlo sempre più al passo coi tempi. C'è un, diciamo, uno zoccolo duro di manifattura di altissima qualità, cioè ci sono delle competenze che tutto il mondo ci invidia e soltanto al sentire Made in Italy si illuminano gli occhi di queste persone. Dobbiamo capire però come riuscire a trasportarlo in un mondo che sta cambiando e quindi anche il Made in Italy deve riuscire a tenere sicuramente quelle qualità che l'hanno reso tale, ma ad innovare i modi in cui si racconta e in cui arriva sui mercati internazionali dove è comunque tanto richiesto. I prossimi progetti di Mirta da qui a 2-5 anni? Ma diciamo che a noi piace essere molto ambiziosi, quindi veramente vogliamo diventare il primo marketplace che riesce ad esportare un po' il punto di riferimento per un prodotto di lusso artigianale nel mondo. Ad oggi abbiamo appena lanciato un nuovo progetto che è la piattaforma B2B, perché se noi siamo nati come e-commerce B2C, quindi per portare l'artigiano al consumatore finale e in qualche modo quindi dargli un nuovo canale e portarlo ad un consumatore finale a cui non era mai arrivato, il mondo B2B ad oggi è un mondo che già esiste, gli artigiani che vendono alle boutique ma lo fanno in maniera molto tradizionale, quindi attraverso le fiere fisiche, attraverso un processo molto offline e stiamo cercando di aiutare con lo sviluppo tecnologico anche su questo mondo. Visto che abbiamo ancora 5 minuti, mi piacerebbe appunto anche dedicare questo a un ragionamento che hai appena fatto. Ieri ne parlavamo con Enrico Pandian, insomma un imprenditore che ha sicuramente raggiunto importanti obiettivi. E lui diceva le start-up italiane devono pensare in grande, cioè adesso non si può fondare una start-up senza avere l'ambizione, una sorta di fuoco sacro per dire dobbiamo fondare la nuova Google, che sembra uno slogan, sembra un qualcosa di esagerato, però al tempo stesso sono quelle le start-up. Le start-up sono aziende che devono puntare a crescere tanto e forse anche molto velocemente. Su questo mi trovi completamente d'accordo. Diciamo che a noi ha aiutato, l'esperienza all'estero che abbiamo fatto ci hanno aiutato da questo punto di vista, perché il mio co-founder ha studiato 2 anni a Stanford, quindi in Silicon Valley, e ha visto da vicino come si fa startup in Silicon Valley, che non è soltanto un metodo, ma è proprio l'ambizione di dire che chiunque fonda una qualsiasi startup pensa di poter diventare Google. Poi magari qualcuno ce la fa e qualcuno no, però diciamo questa ambizione ti porta ad agire in maniera forse più rischiosa, ma che poi riesce a pagare anche di più. Quindi sono sicuramente d'accordo che
dobbiamo prendere esempio e secondo me l'ambizione è la prima qualità che serve per poter pensare di fare l'imprenditore. Non dobbiamo pensare di fare la piccola azienda, ma appunto di poter cambiare il mondo, perché poi è un po' quella il bello, no? Pensare di costruire qualcosa per avere un impatto sul mondo fuori, e per fare questo bisogna essere capaci di sognare in grande, avendo sicuramente un'idea, poche certezze, perché quello che abbiamo imparato è che le certezze te le costruisci pian piano, attraverso la raccolta dei dati, attraverso i feedback dei clienti, del mercato, però l'ambizione, quella non deve mancare. Abbiamo ancora un po' di minuti e si parlava nel panel precedente del Two Pizzas Team, no? Che è una delle regole anche lì che vengono dalla Silicon Valley, sono quegli slogan che vanno molto di moda per chi segue l'innovazione. In sostanza è i team delle startup che funzionano sono quelli piccoli, quelli che si possono sfamare con due pizze, magari a tarda notte mentre ancora si scrive di codice o si lavora. Il team di Mirta come è strutturato e pensate appunto di crescere? Sì, ad oggi noi, se ripenso che 2 anni fa eravamo in due, io e il mio co-founder a fare veramente tutto, dai magazzinieri all'andare a cercare artigiani, a cercare di costruire un sito senza avere delle capabilities per farlo. Ad oggi noi siamo 36 persone, abbiamo una forte componente tecnologica, quindi abbiamo 10 sviluppatori all'interno del team che quindi ci permettono proprio di costruire internamente una tecnologia fatta a misura di artigiano e che quindi possa effettivamente aiutare queste realtà a digitalizzarsi, perché ci sono dei tool fatti sulle loro esigenze. E poi abbiamo, diciamo, altre figure verticali focalizzate su appunto la cura degli artigiani, la selezione dei prodotti, la parte di digital marketing, su tutte, diciamo, quelle linee di business e quelle attività su cui noi aggiungiamo valore per l'artigiano. E sicuramente, come dicevamo prima, ci vuole tanta ambizione, quindi pensiamo e vogliamo crescere tanto. Ti faccio l'ultima domanda, visto che comunque dopo andremo ad incontrare altre startup. Voi siete comunque una startup, ma che ha anche modo di affacciarsi all'estero. Che consiglio date a chi sta partendo adesso in questo momento, in questi giorni, mesi di incertezza? Ma generalmente a me piace dare i consigli che mi sarei voluta sentire dire io 2 anni fa, quando comunque avevo una carriera avviata in consulenza e mi chiedevo quale fosse la cosa giusta da fare. Avevo un'idea, avevo un sogno, ma avevo anche un po' di paura, e questo non ho paura di nasconderlo, diciamo. Secondo me bisogna assolutamente essere dei risk taker, cioè non aver paura di fare un salto nel vuoto, perché fare imprenditoria vuol dire questo. Perché sapersi prendere questi rischi apre veramente enormi opportunità e enormi soddisfazioni. Quindi questo è sicuramente uno, essere ambiziosi e circondarsi di persone di talento. Cioè io penso che non avrei potuto fare nulla di quello che ho fatto in questi ultimi 2 anni se non fossi stata circondata da persone di talento, da giovani ambiziosi, ragazzi, ragazze, appassionati di tecnologia e di innovazione che vogliono avere un impatto sulla realtà intorno a loro. Martina Capriotti, una dei founder di Mirta, noi ti ringraziamo. È stato molto interessante perché appunto mi permette anche di chiudere con questa, diciamo, considerazione. Avere paura è un qualcosa di normale. Secondo me secondo molti esperti, una delle lezioni che abbiamo appreso durante la pandemia è sapersi prendere più rischi. Si parla tanto di YOLO economy, cioè di una economia fatta di persone che, come magari appunto hai detto tu, lasciano dei posti magari a tempo indeterminato, con benefit, con tante possibilità di crescita, che per un giovane oggi è sicuramente un qualcosa di molto forte, per intraprendere un percorso che sicuramente è interessante, sicuramente entusiasmante, facile sicuramente non lo è. Per cui grazie ancora Martina grazie Capriotti per essere stata con noi.